E Radio Radicale, siamo con il ministro del Pichetto Fratin, il giorno in cui viene votata la fiducia sul decreto energia bis. Si tratta di un provvedimento molto importante. Allora, sulle rinnovabili e sulla tassazione di chi produce le rinnovabili avete fatto una scelta molto importante che è stata molto apprezzata dalle opposizioni. Sì, diciamo che la scelta fondamentale è quella dell'obiettivo del decreto è dare sicurezza. Di conseguenza il decreto contiene norme anche di lungo periodo per quanto riguarda l'elettricità, per quanto riguarda il gas, per quanto riguarda la creazione delle condizioni per lo sviluppo delle rinnovabili eolico offshore, regole sul mercato, sul futuro mercato, tutele graduali. Mentre per quanto riguarda le cosiddette aree idonee c'era un'ipotesi iniziale di una quota a favore delle regioni che poi durante la discussione abbiamo ritenuto di accogliere l'invito a toglierlo e questo dovrebbe agevolare la creazione di queste aree idonee che sono quelle di accelerazione per le rinnovabili. Allora, sull'eolico offshore avete fatto anche un importante passo avanti. Sull'eolico offshore abbiamo determinato che ci siano almeno due porti che devono essere attrezzati. Attrezzare i porti è un'opera importante, grande. Attrezzati il porto, deve esserci i tempi per attrezzare delle navi destinate per creare queste grandi piattaforme che hanno una dimensione notevole. Parliamo di circa 5.000 tonnellate per ogni piattaforma di acciaio. Certo. Allora, sulle scorie nucleari c'era una procedura di infrazione, mi sembra che stiamo superando quel tipo di situazione. Sul nucleare distinguiamo i due tipi, quelle ad alta intensità che sono in Inghilterra e in Francia, da quelle a bassa intensità o media che sono gli ordinari rifiuti radioattivi ospedalieri, piuttosto che civili, e che produciamo ogni giorno. Naturalmente abbiamo aperto anche ad autocandidature, laddove i siti abbiano poi una compatibilità, una sicurezza, una compatibilità con la normativa tecnica. Che situazione si è determinata sul rinnovo delle concessioni idroelettriche? Allora, c'erano dei limiti del PNRR che hanno impedito alle regioni di gestire questi importanti passaggi? La vecchia norma prevede gare pure semplici o project. Il ragionamento che si stava facendo era di permettere una maggiore flessibilità nella contrattazione, ma tutto questo deve essere compatibile con le regole del PNRR, che è un contratto con l'Unione Europea, quindi vedremo più avanti. Ultime due questioni, allora, sui rigassificatori ci sono nuove norme? Sui rigassificatori, proprio nuove norme completamente? No, c'è la possibilità che e quei rigassificatori già autorizzati possano naturalmente i proponenti andare avanti con la procedura e eventualmente con l'installazione. Beh, l'unica polemica c'è stata sugli inceneritori, come avete trovato questa cosa che hanno tirato fuori le opposizioni? Guardi, ci sono realtà italiane dove i termovalorizzatori sono una ricchezza perché possono producono tra l'altro vapore per il riscaldamento. E permettono di avere i cittadini con le loro realtà pulite. Sono realtà che non ce l'hanno ancora, in questo caso si è autorizzato un'azione regionale per accelerare i tempi, non è Certo. un cambio di politica ma un'accelerazione di tempi. Grazie al ministro Pichetto Fratin, grazie.